Parata di ministri alla seconda giornata della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia in corso di svolgimento a Pescara. Nel pomeriggio, nel villaggio allestito in piazza Primo Maggio, nelle varie sessioni dei lavori, sono intervenuti i ministri Urso, Musumeci, Santanchè, Nordio, Schillaci e Roccella. Abbiamo intenzione di realizzare pienamente un piano sulla microelettronica che potrà configurare investimenti vicini ai 10 miliardi nell'arco dell'anno, ha affermato il ministro Adolfo Urso a margine della conferenza programmatica. Già nei prossimi mesi, con lo sviluppo dello stabilimento Trisan dell'Enel nell'Etna Valle, noi potremmo dirci di aver realizzato nel nostro paese il più grande stabilimento di tecnologia green d'Europa. Microelettronica, tecnologia green sono le basi dell'industria del futuro. Nel contempo stiamo recuperando quello che sembrava del tutto compromesso, cioè lo stabilimento siderurgico più importante d'Europa, che era appunto l'ex Silva. Ministro, parliamo di turismo balneare, è una voce molto importante per l'economia del nostro paese, che però stride con le limitazioni dell'Europa. Chiedono i gestori degli stabilimenti un intervento efficace e concreto. Si può fare qualcosa? Il governo Meloni sta facendo tutto quello che si può fare, abbiamo fatto la mappatura, abbiamo dimostrato che in questa mappatura non c'è scarsità di risorse, è un'interlocuzione con la Commissione europea e far capire le nostre specificità. Noi abbiamo 8.000 chilometri di costa dove abbiamo 30.000 famiglie che fanno i balneari e li dobbiamo assolutamente tutelare, perché io penso al turismo che è assolutamente un elemento importante, perché tanti italiani scelgono di venire in Italia per la stagione balneare, per andare nelle nostre spiagge attrezzate dove sono accolti benissimo, dove c'è una qualità di servizi e anche tutti i nostri prodotti enogastronomici. Quindi stiamo facendo questa battaglia e io sono confidente, come ha sempre fatto sinora Giorgia Meloni, che arrivi una sintesi anche per i balneari. Ma a destare soprattutto l'interesse dei cronisti la candidatura del generale Vannacci alle prossime elezioni europee con la Lega e le polemiche dopo le dichiarazioni rese dallo stesso generale sulle classi separate per i disabili e sull'aborto. Interpellato sull'argomento, il ministro Musumeci ha affermato: «Senta, io mi occupo di cose serie. Temo che il dibattito si stia orientando su una scarica di veleni e di delegittimazione dell'avversario che dimostrano quanto debole sia diventata la politica negli ultimi anni in Italia. Bisogna confrontarsi sui temi seri, senza bisogno di delegittimare gli altri, senza bisogno di usare un linguaggio violento, anche perché, se ci fate caso, la maggioranza degli italiani rimane indifferente a questa campagna di veleni e di violenza verbale». Ministro, parliamo di famiglia, natalità molto bassa in Italia, ma lei ricordava anche in Europa, le politiche a sostegno delle famiglie sono adeguate, si può fare di più e che cosa? Abbiamo affrontato il problema da subito, fin dalla prima finanziaria, e la nostra via italiana alla demografia prima di tutto è il fatto di aver istituito anche un Ministero della Natalità per la prima volta nella storia del nostro Paese. E poi lo abbiamo affrontato appunto su tre punti: da una parte attraverso il sostegno alla famiglia e quindi aumentando l'assegno unico, che peraltro stiamo anche difendendo dal procedimento di infrazione europea, e aumentandolo notevolmente, perché la spesa è passata da 16 a 19 miliardi, quindi aumentandolo di 3 miliardi. L'altro punto è il lavoro femminile e la conciliazione, perché è su questo, cioè sull'autonomia delle donne soprattutto, che puntiamo per incrementare, non tanto per dare la possibilità alle donne di fare i figli che desiderano e quindi dargli la libertà di fare figli senza dover fare rinunce sul piano professionale e sul piano del lavoro.